Benvenuti in questa video lezione. Oggi vi parlerò dello strumento gomma. Anche lo strumento gomma ha dei sottogruppi e quindi dei sottostrumenti, che sarebbero le forbici e il cutter che poi vedremo successivamente. Lo strumento gomma è uno strumento molto semplice da utilizzare. In effetti, inserisco un simbolo così vi faccio vedere subito come si usa. Andiamo a ingrandirlo. Ecco. E funziona così, basta trascinare all'interno e quindi del tracciato stesso. Vedete? E vengono creati e quindi eliminati in realtà dei tracciati interni, ma vengono creati degli altri tracciati e quindi con i vari vertici, vedete? Ecco, quindi è uno strumento semplice da utilizzare. Vado a inserire un altro simbolo. Questo simbolo prendiamo lo strumento gomma, gli passo sopra e mi rimuove la parte quindi che interessa il simbolo nel livello superiore. Poi vedremo in realtà cosa sono i vari livelli. Ecco, quindi è molto semplice da utilizzare, come se avessi al posto del mouse una gomma, una vera e propria gomma. Quindi anche la gomma ha delle opzioni che possiamo modificare. Facendo doppio clic sullo strumento gomma, notiamo che si apre questo pannello dove possiamo modificare eventuali valori. Per esempio, possiamo decidere di impostare un angolo della punta della gomma. Vedete? Possiamo avere quindi dei tratti con un'angolatura diversa, differente. Ecco, possiamo anche spostare direttamente cliccando su questa circonferenza, su questo cerchio. Oppure possiamo modificare la rotondità della gomma, vedete? E la dimensione del tratto. I valori possono essere fissi oppure possono essere random. Ecco. Proviamo con i valori random e vi faccio vedere cosa succede. Ogni volta che io vado a cancellare, ora non si nota bene perché il disegno è un disegno bianco, ma ogni volta che andiamo a cancellare si creano delle forme diverse per quanto riguarda la gomma stessa. Quindi vado a riportare nuovamente i parametri come erano prima. Ok, impostando la gomma inizialmente di default. Ancora la gomma può essere usata per creare anche degli effetti, per esempio utilizzando una scritta, utilizzando delle forme, dando un movimento a dei tracciati. Andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto chiudo questo foglio. Lo chiudiamo senza salvare e ne apriamo uno nuovo. Ovviamente ora creerò dei livelli, ma nelle lezioni poi a seguire vi spiegherò e quindi faremo
anche lo studio approfondito dei livelli. Quindi andiamo a creare una semplice forma presa da un arco. Questa forma è nel livello primario. Gli diamo un effetto diverso. Aumentiamo la dimensione, gli possiamo dare anche un colore diverso, così da avere uno stile particolare. Ora andiamo a creare un testo. Questo testo però lo creiamo in un livello superiore. Lo ingrandiamo. Lo mettiamo qui. Poi andiamo a creare un altro livello. Ci prendiamo l'oggetto che è stato creato in precedenza, lo copiamo e lo mettiamo precisamente nel livello sottostante. Ecco. Poi faccio vedere come in realtà si possono copiare i vari livelli, ma come vi dicevo, questo studio lo faremo in modo approfondito più avanti. Ora, questo esempio vi servirà solo per capire cosa si può realizzare, che tipo di effetto possiamo creare con la gomma. Ok, ho già i vari livelli qui. Vado a usare la gomma cancellando solo il vettore che si trova nella parte superiore e quindi nel livello, vedete? Quindi per esempio posso fare questo effetto cancellando questa parte. Mettiamo, allora, decidiamo però una dimensione, ecco, piccolina. Ecco, decidiamo una dimensione un po' più, ecco, questa va bene. Quindi questa la facciamo passare di dietro, qui va davanti, qui ancora la facciamo passare di dietro e poi vedete il movimento, è come se questa striscia va a passare dietro la C, poi va davanti la I, ancora davanti la I e dietro magari, ecco, magari dalla parte di dietro della O. Ovviamente questa è una linea che abbiamo realizzato così veloce veloce, ma potevamo anche realizzare un effetto diverso. Ecco, questo per farvi vedere anche il movimento che possiamo dare semplicemente con un oggetto tipo gomma.